stiamo già aspettando da diversi mesi. Sì, contenti sì, però magari se ci facevano vedere un po' prima ci potevamo organizzare di più rispetto, cioè adesso bisogna fare tutto all'improvviso, che rimane un po' difficile. Comunque le case sono belle. Dopo mesi di attesa, il complesso delle case popolari di Palazzo del Pero è stato finalmente consegnato ai nuovi inquilini. 8 appartamenti su 12 sono stati assegnati, un caso di cui si era occupata anche la nostra trasmissione SOS Arezzo TV e che finalmente arriva a compimento. Devo dire che abbiamo impegnato troppo tempo, abbiamo, come dire, è un intervento che ha una storia lunga, è stato finanziato, rifinanziato, localizzato prima da altre parti e poi qui. Però c'è una soddisfazione, la soddisfazione è che è un bell'intervento, la qualità dell'edificio è una qualità discreta, ha una prestazione energetica in classe A, abbiamo sopportato anche dei costi aggiuntivi perché le tipologie edilizie che ci sono state chieste al comune, come vedete, sono solo 12 alloggi divisi in due palazzine e oggettivamente i costi sono, pur rispettando i massimali della regione toscana, sono più elevati del solito, però sono ben ripagati da una qualità sia degli elementi di finitura sia anche appunto delle prestazioni che il fabbricato offre. Si vede il compimento, il significato è che nuove famiglie avranno una casa, per cui anche un grazie all'amministrazione precedente che ha iniziato, con questa si è finito, però comunque l'obiettivo era il medesimo, sia di quella precedente che di quella attuale, assegnare nuove case a chi ne ha bisogno.